Signori, eccolo qua. Sì, il buon Simone, straconosciutissimo tra l'altro, ma non solo per il grandissimo Bjorn la corazza, tra l'altro un altro dei miei personaggi preferiti di Vikings, ma per, anche per il buon Midoriya. Esatto. Senti, ma io ti voglio fare la domanda, un po' una domanda che ho fatto anche ad altri. A che età hai iniziato a doppiare? Più o meno avevo 20 anni, 21 anni più o meno. Ah, cioè rispetto anche a altri tipo Mosè, ha iniziato un po' più tardi rispetto agli altri. Beh, sì, nel senso che allora io in pratica vivendo al sud ed essendo calabrese ho dovuto aspettare di fare la maturità. E appunto, e poi trasferirmi in un'altra città per iniziare il mio percorso attoriale. Quindi, oddio, ho iniziato a studiare, a fare teatro e a studiare recitazione, edizione, eccetera, quando avevo appunto 19 anni. E di lì a poco, nel giro di un anno o due, ho iniziato già, insomma, ad assistere a fare le prime cose. Poi non so effettivamente gli altri quando abbiano iniziato. Nah, So anche di molti colleghi che hanno iniziato molto dopo, in è vero, realtà. vero, vero. Quindi, insomma, mediamente, diciamo che sono nella media di chi ha iniziato. Senti, io posso chiedere a Bjorn se questo biglietto lo ha scritto lui? Nota infangata addentata. I Comunque. maiali sono entrati in casa e ora la chiave della cantina è scomparsa. Tocca a te scavare nella merda. Comunque, è pazzesco. Cioè, quando tu senti veramente una voce e sei abituato a sentirla in una serie TV. E poi la senti nel... A parte che, perdonami, cioè anche qui in Vikings, cioè è la tua voce, non hai impostato particolarmente, è Beh, proprio la tua diciamo voce che... che cerco di usare note un po' più scure rispetto, per esempio, a quando doppio Midoriya, sì, lì la alleggerisco un attimo, invece in Bjorn è vagamente la mia voce con qualche sfumatura più scura. Sì, vabbè, anche perché Dipende dalla Bjorn è un po' situazione. più malinconico, un po' più Sì. rude, sempre un vichingo, tutte queste cose qua, Sì, quindi esatto. ci sta. Adesso ti faccio una domanda che probabilmente ti avranno fatto in 30 miliardi di persone. Vai, Qual è il tranquillo. personaggio? Qual è il personaggio che ti sarebbe piaciuto doppiare, ma non solo all'interno di My Hero Academia o Vikings, proprio a livello generale? Cioè, qual è il personaggio che dici, cazzo? Su questo avrei sicuramente fatto un lavoro della Madosca. Non che No, tu non allora. l'abbia fatto con Bjorn e con Midoriya e altri personaggi, però dico in generale. Allora, diciamo che se avessi potuto scegliere, fossi arrivato in un altro momento storico, magari del doppiaggio, mi sarebbe piaciuto molto doppiare Michael J. Fox in Il Ritorno al Futuro. Ah, nel film. Quello. Sì, nel film mi sarebbe molto piaciuto. Che è un sogno che ho un pochino realizzato nel videogioco dei Lego, in cui ho appunto doppiato proprio lui. Vabbè, è stata comunque una mezza vittoria, no? Sì, assolutamente. Considerato poi anche Harry Potter, mi è capitato di appunto doppiare nel videogame quello relativo al. Oddio, come si chiama? Wizard Unite, quello che Wizard. era molto simile a Pokémon Go, quello per Ah, sì, quello per smartphone. mobile. Esatto. Anche Ok. lì sono la voce di Harry. E lì diciamo che ho avuto piccole soddisfazioni da quel punto di vista. Non è stato fatto nei film, non ho fatto parte dei film né delle serie né delle cose, però Anche diciamo che nel perché videogioco qualcosa sono riuscito a realizzare. parlo a livello invece di My Hero Academia. Che Federico mi diceva appunto che lui con il personaggio di Bakugo si divertiva come un pazzo perché è stradivertente. È lo stesso anche per te doppiando Midoriya? Oppure magari ti sei sentito un pochettino più tranquillo in Vikings con Bjorn? Perché comunque è un personaggio un po' più tranquillo sostanzialmente. Non è che abbia urlato poi così tanto. No, oddio, ci sono state in realtà delle scene in Sì, cui mi sono qualcosa c'è stato. abbastanza sgolato.
anche per quanto riguarda Bjorn, ma sono due situazioni completamente diverse, nel senso che è una sfida in entrambi i casi. Lo è stata su Deku perché appunto aveva diversi stati d'animo e diverse sfaccettature, cioè è partito un po' da ragazzino bullizzato, pieno di insomma insicurezze, ad essere un personaggio molto molto più cazzuto. Quindi Sì, esatto. da quel punto di vista è stato divertente anche per quello, perché abbiamo potuto vedere il lato sensibile, il lato non so, combattivo e di Midoriya, che comunque è un personaggio che va alla ricerca della sua identità e Esatto, e che ha avuto un riscatto, insomma. Ti faccio una domanda un po' più personale, che comunque riguarda anche il doppiaggio. Ma quando tipo, allora Bjorn sappiamo benissimo, chi ha visto Vikings, che è stato un grandissimo donnaiolo e che comunque, insomma, troppe se ne è passate. Al che ti faccio questa domanda, ma quando durante una serie TV ci sono determinate scene anche di sesso? Siete insieme nella sala di doppiaggio? Non siete insieme? No, non siamo insieme, ma questo già da diverso tempo, nel Non senso siete che, insieme nemmeno in oddio, quelle scene così? no, perché comunque per una questione organizzativa, tecnica e anche per certi versi economica, si tende ad accorpare tutte le scene in cui il tuo personaggio è presente e a fartele fare da solo all'interno dello stesso turno di lavorazione. Quindi per risparmiare anche a livello aziendale, se Ah, così. ok. Posso chiederti se mi leggi questo foglietto? Appunti di Ragnvald, lo scaldo viandante. Puimir, il solo della sua razza. Ci furono altri grandi giganti prima di lui. E se c'erano, diedero vita ad altri mondi come il nostro. Altri mondi con altri uomini, altri dei. Pazzesco, Simone. Senti, obiettivamente, se fossi la tua fidanzata, ti chiederei di parlarmi così a letto. Sono sincero, sono sincero. Comunque, secondo te, no, è un'altra domanda che faccio spesso. Quanto in realtà nel doppiaggio fa la voce, al di là dell'addizione e dello studio? Quanto, cioè, su una percentuale da 1 a 100? Io molto poco in realtà, Ah. nel senso che non è la voce a contare, ma è la tua capacità di gestirla. Non c'è bisogno che tu, cioè, certo, se di tuo hai una bella voce al naturale, tanto ti guadagnato, ma non è essenziale. Nel senso che la cosa fondamentale di questo lavoro è la recitazione, cioè Ok. è l'utilizzo della voce. Nel senso che uno può anche avere una voce non particolarmente bella, ma se impara ad usarla, Puoi e fare le impara ad peggio usare. cose. Impara ad usare il diaframma, impara ad usare le corde vocali, impara a studiare la sua voce, sia le sue note scure che le sue note chiare, e soprattutto impara a recitare, perché insomma parliamo di una specializzazione del ramo attoriale. Esatto. E Simone, io veramente, io ti ringrazio di cuore, ma veramente. Ringrazio io voi, veramente. Aggiorniamo, buona serata a tutti. Grazie, grazie Simone, un abbraccio. Ciao ragazzi, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.